in collaborazione con Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati, 20 e 31 in punto, ultimo appuntamento della settimana, ultimo allenamento no, perché la Salernitana domani farà la seduta di rifinitura, perché è finalmente anche tempo di campionato. Domenica, nel posticipo domenicale della prima di ritorno, i Granata affronteranno lo Spezia allo Stadio Rechi, fischio d'inizio alle ore 17:30. Bollini ha scelto modulo e uomini, giocherà Gomis, l'ultimo arrivato, o meglio, il penultimo, o meglio, il terzultimo arrivato in casa Granata. Perché notizia dell'ultima ora, che vi avevamo anticipato da tempo, dell'ingaggio di Joseph Minala, scuola Lazio, classe 96, è già a Salerno il centrocampista camerunense. Domani la Salernitana ufficializzerà il suo passaggio in prestito dalla Lazio. Minala, che stava svernando a Formello insieme a tanti altri giocatori del roster di Claudio Lotito in terra capitolina, ha allungato il contratto con la Lazio e passa in prestito secco alla corte di Alberto Bollini, che lo ha fortemente voluto. C'erano delle perplessità da parte del management Granata. Bollini invece ha giurato sulle qualità di Milana, che negli ultimi due anni in Serie B ha avuto esperienze ma non ha lasciato il segno, Latina e Bari su tutte. Bollini, che lo conosce dal settore giovanile, ha dato garanzie su questo aspetto. Minala è il terzo rinforzo, terzo prestito, dicevamo, di Gomis, in mezzo abitante. Minala, Gomis giocherà a titolare dopo domani, ma prima di tutti i dettagli, insomma, è stata voluta la mia ringa, fra virgolette, per rappresentare, insomma, non so più come presentarti, direttore. Innanzitutto, grazie per aver accolto l'invito, il nostro invito, Vittorio Galligani, buonasera, esperto, dirigente, direttore sportivo. Io comincio ad avere dei problemi e ho paura, perché mi stai soffiando il posto, perché anche editorialista e penna precisa e puntuale su molti siti web e anche su carta stampata. Ho apprezzato moltissimo il tuo editoriale, che parla di un mercato che io condivido, delle pulci, mercato che sarà degli ultimi giorni, il solito falò delle vanità, e poi tanti altri argomenti. Però hai detto anche che sarà un mercato dei giovani in Serie B. Minala è un giovane, fra virgolette, la Salernitana nei primi 15 giorni piazza tre colpi: Gomis, Bittante, Minala. Dopodomani c'è lo Spezia, si gioca con il 3-4-1-2, quindi Bollini cambia spartito tattico, e poi vi daremo delle ultimissime di mercato, perché ci sono operazioni in entrata ma soprattutto operazioni in uscita, con il Benevento che è forte su un giocatore della Salernitana, Vittorio Galia. Beh, direi che il successo della Lega di Serie B è proprio quello di far giocare i giovani finalmente. Ci stiamo accorgendo che giovani di valore ci sono anche gli italiani, non c'è soltanto il ragazzo che viene dalla cantera o che viene da altre, dal Sud America. E finalmente potremmo che la Serie B e la Lega Pro anche possano diventare quella fucina di giocatori per la Serie A e anche per la nazionale, perché negli ultimi tempi abbiamo visto che la nostra nazionale maggiore ha sofferto di molto. Direi che io la chiamo una mission, quella dei giovani per la Serie B e per la Lega Pro. E la Salernitana invece? La collochi in questa prima parte? Perché siamo anche qui al giro di boa del mercato di gennaio. Beh, era necessario un portiere, era necessario un esterno. Secondo me sono necessarie altre pedine, però insomma, per il momento. Beh, diciamo che con la lista bloccata sappiamo tutti che c'è questa necessità di sfoltire la rosa e di prendere altri giocatori. Mi sembra che la Salernitana abbia bisogno di un difensore centrale ancora, no? Ma c'è la difficoltà di cedere schiavi per un fatto di ingaggio, elevato, perché tutte le società, come ho detto io, è il mercato delle pulci, quindi prima mi libero di un giocatore e poi ne prendo un altro. A Salerno nessuno me ne voglia, debbono essere coscienti che la Salernitana è un consolato. E quindi è chiaro che nel momento in cui il presidente della Lazio decide di prendere la Salernitana con suo cognato, cerca di fare una sorta di vivaio a Salerno. Poi magari, se le cose vanno bene, come è nell'ambizione di Lotito,
di fare anche i playoff e poi senza. Che intendi per consolato? Perché hai usato un'espressione molto perché importante. Cioè, il cuore di Lotito non l'ha mai nascosto lui, è quello biancazzurro della Lazio, biancoceleste della Lazio. E Salerno è una grande piazza e Lotito ha avuto l'intuito, quando le cose non andavano bene dal punto di vista societario, di spalleggiato dall'allora sindaco e dalle forze politiche del momento, di ripartire dai dilettanti, ben sapendo che c'era un background importante, e ha riportato la Salernitana in Serie B e la sta adesso mantenendo in Serie B. È chiaro che se c'è un giocatore che non è pronto per la Serie A, piuttosto che andarla a prendere in un'altra piazza, in un'altra società, cerca di portarlo lui. Però, direttore, non è che sia mai capitato così tanto, almeno non ha avuto il successo che magari lo stesso Lotito pensava, perché la, fra virgolette, cantera laziale, o meglio, io tolgo le virgolette perché la cantera è, c'è una cantera, la Lazio, settore giovanile, ma insomma, onestamente io mi auguro di essere smentito con Milana, ce lo auguriamo tutti, però non è che a Salerno siano arrivati i talenti giovani della Lazio, sono arrivati giocatori che purtroppo quasi nessuno a Salerno, scuola Lazio, ha fatto bene. Beh, direi che Lotito ha il coraggio di mandare i talenti della Lazio in prima squadra, ce ne sono un paio che sono arrivati e si stanno affermando. Io ho un ricordo di Minala alla finale, alla Final Eight di il campionato primavera, di primavera, sì. Quella che si svolse a Rimini, sì. E in Romagna comunque, e mi fece una grandissima impressione. C'era Bollini sulla panchina? C'era Bollini. E direi che poi l'annata di Bari è stata un po' sfortunata, e l'annata l'anno scorso, perché sai, ritengo che questi giocatori inseriti in un contesto importante, che non era quello di Bari, perché era un'annata particolare, Paparesta e tutto quello che, certo, è successo, e neanche l'anno scorso a Latina. Però secondo me Minala è un buon giocatore, ha bisogno di fiducia, questo gran fisico, grande acume tattico, no? In mezzo al campo lui ha una buona... Speriamo che sia l'annata buona per lui e per la Salernitana. E di conseguenza magari anche per la Lazio, perché comunque gli hanno prolungato l'ingaggio. Quando Galigani dice Minala è un giocatore che può fare bene, ha bisogno del contesto, posso essere d'accordo, però io credo, anzi lo dico con certezza, che Minala poi magari dimostra di essere un signor giocatore e diventa insostituibile, ma Minala, favorito anche dalla carta d'identità, è un'operazione di contorno. A centrocampo servirà il sostituto, se si riuscirà a sostituire Ronaldo, per il 3-4-1-2 che vuol fare Bollini. Innanzitutto, a parte il difensore centrale, sono d'accordo con te, da esperto operatore di mercato, a questa Salernitana cosa serve al netto del trattenere Coda e Donnarumma? Beh, dico la mia, che non è cosa serve, che non è Vangelo, cioè senz'altro il difensore centrale, abbiamo detto, un centro, se gioca con il 3-4 serve, tutti e due servirebbero i centromediani, non i difensori centrali, sì, sì. I centrocampisti, serve quello più adatto a fare il gioco e quello più adatto a fare legna. Quindi per te Busellato, Della Rocca, Ogier, non sono... Giocando con il 3-4-1-2, diciamo che l'1-2 davanti sappiamo già... Rosina, Coda e Donnarumma. Ecco. Nel... Sugli esterni, sulla carta c'hai Bittante, anche se non giocherai, così diamo anche degli spunti per la gara di dopodomani, giocherai in Prota, ma sugli esterni, sulla carta c'hai Bittante e Vitale. Restano i due, come dicevi tu. Bene, per dire, in Prota, in un 3-4-1-2, lui sarebbe l'ideale, sì. Giusto? Sì. Ecco, cioè io, a me in Prota piace molto, piace di meno quando tu nel 4-3-3 lo schieri come terzo esterno d'attacco, però in un 3-4-1-2, in uno dell'esterno di destra, per me in Prota ci sta. E allora, poi diamo anche... subito una chicca di mercato, vi avevo anticipato che ce ne sono molte, sono in fermento. Riccardo Improta, c'è stata una offerta importante in queste ore del Benevento. Il Benevento ha richiesto Riccardo Improta alla Salernitana, che ha dato il suo niet. Il giocatore sembra abbia ringraziato, gradito l'interessamento, ma intende rimanere a Salerno. Riccardo Improta può essere un procuratore di Riccardo Improta? Ecco, su questo poi ci sarebbe da fare un altro discorso, perché
quanto fanno il mercato di gennaio i procuratori? Allora, sfughiamo subito il campo. Riccardo Improta è assistito da Mario Giuffredi, che ha una bella scuderia di giocatori nella Salernitana, tra cui, ultimo in ordine di tempo, Donnarumma, soffiato alla scuderia Raiola, poi Busellato, poi Improta, poi Zito, che l'ho perso e è andato a Claudio Parlato, me ne manca qualcuno, ma ne avevo contati 5 o 6 alla Salernitana. Beh, direi che Giuffredi, grande personalità come procuratore, cioè oggi il mercato è in mano ai procuratori, perché ecco, nel momento in cui un procuratore ha 3 o 4 giocatori in una squadra, è chiaro che comincia anche ad avere un peso specifico. Ah, c'ha anche Ronaldo, scusami. Ecco, in questa ottica Ronaldo mi sembra che poi abbia poco spazio in questo momento. Esatto, e non a caso Ronaldo è stato proposto forte al Bari insieme a Donnarumma. Il Bari ha dei problemi, insomma, di, chiamiamoli così. Adesso di... una chicca forse te la posso dare io. Allora, no, la dai ai telespettatori. Su Bari si dice che Pavaresta, per un fatto giuridico, potrebbe rientrare in possesso delle quote. Esatto. E quindi sarà un'autentica situazione di confusione in casa pugliese. Di questa confusione Fabiani, da vecchio Marpione, ne sta provando ad approfittare. Anzi, si rizela quando noi continuiamo a parlare di Salzano, perché tutti danno Salzano, e su cui c'è forte l'interesse del Bari, ma sta facendo il cinese che è sulla riva del fiume, aspettando l'occasione buona per piazzare il colpo. Salzano, che credo, sarai d'accordo con me, sarebbe un lusso, sarebbe, soprattutto in un centrocampo a due, così come ha giocato l'anno scorso con Juric nel Crotone. Sarebbe senz'altro un gran colpo. Però ecco, la maestria di... Cioè, bisogna dire che Angelo è senz'altro un maestro a livello di mercato. Lo sento iper impegnato in questi giorni. E mi pare che si stia muovendo anche sufficientemente bene, contando poi, come diciamo, il console deve sempre poi sentire... Parlare con l'imperatore Claudio. Con l'imperatore Claudio e sentire le impressioni dell'imperatore Claudio. Però mi sembra che, ecco, che poi c'è, quest'anno il bilancio si è chiuso... Con 1.300.000 euro di passivo. Di passivo, cioè tutto quello che può comportare una cosa di questo genere. E quindi mi pare che nonostante tutto quello che si voglia dire, quello che si possa pensare, Fabiani stia facendo un buon lavoro. Non tutti la pensano come te però, direttore, perché diamo un po' di spazio ai messaggi da casa. Andreo ci scrive al nostro sito internet di tvoggisaleno.it, al link zona Missa News. Buonasera in studio Eugenio, io vedo in netta difficoltà il solo Trapani e forse l'Avellino, per il resto squadre di bassa classifica, contrariamente a quando si dice o a quel che dice l'innominato, si sono e si stanno rinforzando Ternana, Vicenza, Pisa. Noi come al solito prigionieri immobilizzati da calciatori inutili o superpagati, vedi Schiavi, Grillo, 5 portieri, Joao Meravigliao, con quest'ultimo che addirittura fa muro ad una cessione. Il mitico DS sta proponendo a mezzo mondo, poi quando non riuscirà a piazzarli si faranno passare come calciatori importanti e utili alla causa. E poi Ronaldo, perché deve essere un nostro problema? È chiaro che la Salernitana non lo vuole, ma è costretta a tenerselo se nessuno se lo prende per via del suo ingaggio. Perché non se lo tengono a Fornello? Qui i sognatori, una volta lo ero anch'io, parlano di playoff, boh, come ripeto da tempo, qui non si criticano le scelte e le operazioni calciatori, a prescindere dalle motivazioni e la logica di talune. Basti pensare che da un anno e mezzo in Serie B la Salernitana non ha mai giocato 3 partite di seguito con lo stesso modulo e con gli stessi 11, senza indovinare 2 vittorie di seguito. Quindi si parla di fattori imponderabili e di sfortuna. Io vedo copresidenti sempre assenti, mezza Roma in silenzio da mesi, e Lotito che parla una volta al mese ripetendo con la sua arroganza sempre la stessa litania, unici al mondo a non presentare un calciatore ufficialmente, a non fare una conferenza settimanale, pre-gara, tranne quella pagliacciata alla Bin Laden. E mi fermo qui. Grazie Eugenio e complimenti a Tvoggi per la coerenza, sempre forza Salernitana. Beh, insomma, abbastanza duro. Io devo dire, noi non abbiamo mai lesinato critiche laddove ci fossero, o almeno ravvisassimo gli estremi, però onestamente, rispetto al passato, rispetto a quello che si temeva che fosse, come lo stesso Galigani ha detto in un suo prezioso editoriale, ma non da parte di tutti, il mercato delle ultime ore, quelle che erano le emergenze, le urgenze, il corsore di fascia destra, il portiere, io aggiungerei il centrocampista, però sono state fatte. Poi è chiaro che ci sono strategie, operazioni di mercato. Schiavi, diciamocela tutta, se tu non riuscissi a piazzarlo, è un prodotto, è un tuo prodotto, cioè un tuo patrimonio. Patrimonio. E a quel punto devi cercare di dire, di valorizzarlo, è il gioco delle parti. Non lo so, direttore, dimmi tu.
Allora, intanto diciamo che purtroppo Schiavi, essendo cavese, già questo è un handicap per il ragazzo, magari se c'è stata qualche indecisione in qualche partita di Schiavi, questo ha aggravato la sua posizione nel confronto della città, del territorio. C'è un passaggio che vorrei far presente, cioè la salute finanziaria delle società. Ha fatto degli accenni, no? L'Avellino è, sappiamo tutti, è deferito... L'Avellino rischia almeno 3 punti di penalizzazione. No, deferito con responsabilità diretta, sì. Rischia la retrocessione. Il Pisa rischia la penalizzazione. Io direi che di non guardare la classifica soltanto, perché adesso ho sentito parlare dal tifoso che fa un'analisi perfetta, per carità, nulla da obiettare, però bisogna pensare a guardare un po' nel meglio. È limitativo pensare alla salvezza, no? E bisognerebbe crescere. Però, scusami, consentimi, direttore, è sempre bello parlare con te, però sarebbe anche limitativo guardare le disgrazie altrui. Cioè no, all'Avellino che... no, stavo finendo. Ah, scusami allora. Stavo finendo. Scusa. Cioè, si parla tanto di riforme dei campionati, sì. Di riduzione, quindi il format che dovrebbe... si cerca addirittura di portarlo a 18, a 20 se non a 18. E in questo contesto la salute economica della società è un discorso importantissimo in proiezione futura. Ho detto prima, il fatto del consolato non era uno scherzo. Cioè quando viene lotito c'erano altri imprenditori pronti a prendersi la Salernitana, sì. E ripartire dall'interregionale. È stata fatta una scelta, ho detto prima, politica e civica, di affidare la Salernitana a un uomo di calcio come Lotito. È chiaro che Lotito sì, può anche dire voglio portare la Salernitana in Serie A, però fino a quando, con gli investimenti che si potrebbero fare, che si dovrebbero fare, al di là delle regole, che poi in Italia è tutto facile, si dice che la regola né Mezza Roma né Lotito potrebbero fare i presidenti in questo serie. Momento l'articolo 16 bis delle NOIF lo dice vieta. Di no, però c'è una dichiarazione recentissima di Abodi che ha detto no, ma può succedere di tutto. Per cui io vorrei... Cioè la leggi come un'apertura questa? La leggo come più di un'apertura. Poi ecco, al tifoso appunto vorrei far presente queste cose. Giusto, io sono salernitano, parlo a nome del tifoso, voglio che la mia società, che la mia squadra... Possa avere delle ambizioni. Perché abbiamo un background importante, perché abbiamo... una tifoseria, un territorio importante, la Salernitana in Serie A riempie la Rechi senz'altro, poi diventerebbe un problema perché la Rechi magari in qualche settore ha bisogno di qualche rifatto il look. Però ecco, io dico, non era per guardare chi sta peggio, era per dire bisogna guardare avanti, il futuro quale potrebbe essere diversamente, non è una difesa... D'ufficio allo Tito, per carità. Poi chi mi conosce sa che sono stato anche abbastanza critico sempre nei confronti di Lotito. Obiettivo. Però ti devo fermare perché dobbiamo andare in pubblicità. Prego. Anche perché l'argomento è molto interessante, però impone anche l'attualità, il campo, il primo match dell'anno, il primo del girone di ritorno contro lo Spezia allo Stadio Arechi dopodomani. Restate con noi subito dopo la seconda parte di Zona Mista News. 7 minuti alle ore 21, abbiamo sforato un po', ma gli argomenti sono veramente molto, molto interessanti. Mercato, futuro, campionato che riparte domenica pomeriggio contro lo Spezia, sarà 3-4-1-2, però intanto, vista la presenza del direttore Galigani, insomma gli amici, gli internauti da casa continuano a guardare, stanno superando anche il discorso del mercato, ma la prospettiva è quella che, non dico spaventa, ma insomma tiene un po' sulle spine i salernitani. Nico, al nostro sito internet sempre, una domanda per lo scafatissimo Galigani: secondo lei non è controproducente per Lotito, non per noi tifosi, creare una squadra che possa ambire ai playoff e quindi alla promozione? Mi spiego meglio, com'è possibile che un investitore lungimirante come Lotito non abbia pensato al fatto che in caso di Serie A un potenziale acquirente, conoscendo la situazione multiproprietà, avrebbe il coltello dalla parte del manico e quindi farebbe il prezzo? Lotito non mi sembra uno che soccombe, quindi lei che scenari prevede in caso di promozione? Caso di promozione, chiaramente Lotito non la venderebbe mai, perché i soldi veri, i soldi giusti, li produce la Serie A. Sì. Infatti la diatriba più grande che c'è in questo periodo è che la Serie A desidera
Intanto ridurre il suo organico, il suo format, e non ci riusciranno mai. Vuole fare una sorta di NBA la Serie A. Bene, e poi cosa vuol fare? Vuole diminuire di molto il format della Lega Pro, addirittura da 60 portarlo a 40, se non a 36, e lo Tito è uno dei fautori di questa cosa, e ridurre anche la Lega B. Pro, la B, se non a 18, a 20. Cosa vuol dire? Che ci sarebbero meno soldi più soldi per la Lega Pro, perché ne prenderebbero di più le squadre. Più soldi per la... In buona sostanza, più la soldi torta è la stessa, soltanto... Più soldi per la Serie A. Ci sono meno bocche da sfamare e la Serie A ne avrebbe ancora di più. Con una pregiudiziale, che chi produce denaro per il calcio italiano? La Serie A. La Serie A, assolutamente. E quindi è chiaro che quelle società, quei presidenti, cioè quindi chi arriva alla Serie A non vorrà mai retrocedere, e chi... io mi auguro che Lotito abbia capacità, possibilità e fortuna anche per i salernitani di portare la Salernitana in Serie A, mai sarà vendibile, anche perché da voci di corridoio già il prezzo di vendita che Lotito fa per una Salernitana in Serie B è di anta milioni, sono tanti, per cui... Anta? Io ero rimasto a 25. Enta. Quindi è chiaro che non c'è... Cioè, se io dico che ho su una giacca che ho pagato 30 euro, 40 euro per dire, la voglio vendere a 200 euro, vuol dire che non la voglio vendere. Quindi chiaro. Ecco perché dico che con Lotito, con tutti i pregi e con tutti i difetti che può avere Lotito, la Salernitana un futuro ce l'ha. Non c'è mai il pericolo che ci possa essere una sorta una regressione finanziaria o cose di questo genere. Nico, Eugenio, quanto ritieni valido l'acquisto di Minala? A mio parere si rischia un Tunkara, Perch, Lanni, Luciani, Bush. Tu che cosa ne pensi? Quello che dicevamo con il direttore Caligani. Minala, io credo che la migliore garanzia la stia dando Bollini. Insomma, è inutile girarci intorno. Fabiani, forse anche sulla scorta delle recenti scottature patite in passato, nel recente passato, aveva delle perplessità. Il giocatore non ha fatto benissimo negli ultimi 2 anni da professionista in Serie B, Latina e Bari, però Bollini ha spinto perché arrivasse a Salerno, forse perché, come lo ricordava Caligani, insomma, è un elemento di quantità. In quella primavera aveva fatto bene la primavera di Bollini. È anche un under, perché la carta d'identità dice che è un under, quindi non va a gravare sulla lista dei 18. Ci auguriamo che possa essere veramente la sua primavera in Granata. Rapidamente, perché poi ci dobbiamo concentrare... Strutturalmente sembra un giocatore di 27-28 anni. Sì. E non quindi, solo. Cioè, fisicamente è una montagna, insomma. Assolutamente, assolutamente. Ultimissime di mercato, perché poi ci concentriamo nell'ultima parte su Salernitana Spezia, perché dopo domani si gioca allo stadio Arechi, timida un po' la prevendita. La Salernitana deve provare a cedere, sta provando a piazzare Schiavi, che ha soltanto l'Ascoli come timido approccio in serie cadetta. C'è un ritorno del Parma, ma la notizia dell'ultima ora è quella di un'ipotesi di uno scambio, tra l'altro dettato con il mangiafoco, passatemi la battuta, Mario Giuffredi, che ha in procura sia Ronaldo sia Sprocati, con la Pro Vercelli, perché la Pro Vercelli, a dispetto delle smentite di rito, insomma, ricorda Ronaldo essere un giocatore che in Piemonte ha fatto molto molto bene, spaventata dal suo ingaggio. Sprocati non ha trovato, classe 93, Sprocati non ha trovato grande spazio in terra piemontese con i leoni bianchi della Pro Vercelli. Potrebbe essere Sprocati l'alternativa che manca a coda Donnarumma e lo stesso Rosina. Per quanto riguarda invece il discorso del difensore centrale a cui faceva riferimento Vittorio Caligani, sono rimbalzate le voci di un interessamento per Clayton. Il Crotone non intende dare il giocatore, il difensore, a meno che non dovesse arrivare Eli dal Milan, Eli ex Avellino, ma comunque sembra che non ci siano le condizioni per darlo. Danilo Pagni, DS della Ternana, ha provato a proporre Cason, scuola Atalanta, ma è un 96 se non ricordo male, comunque un under alla Salernitana, non interessa. Il nome nuovo è quello di Gabriele Angella,
dell'Udinese, classe 89, contratto fino al 2020 con l'Udinese, con cui onestamente ha giocato soltanto un paio di partite. Tutto questo naturalmente con i soliti Blanchard e Di Cesare, sempre in cima alla lista delle preferenze di Fabiani. Queste le ultimissime di mercato. È chiaro che è un mercato che sta un attimino in attesa, in stand by, perché dopo domani si gioca. La probabile formazione della Salernitana la commentiamo con Vittorio Galligani. 3-4-1-2, Gomis come vi dicevo dal primo minuto, con Perico, Tuia e Bernardini a comporre il pacchetto difensivo, linea mediana composta da Improta, Buselato, Della Rocca e Vitale. Su Della Rocca c'è stato un interessamento anche del campionato statunitense, il Kansas City. Rosina alle spalle di Coda Donnarumma. Rosina ha tenuto in apprensione un po' i tifosi e lo staff tecnico, direttore, perché lamentava un problema al ginocchio che si portava dietro dalla gara con il Perugia, ma sembra che abbia preso una botta, mi pare, uscito anzitempo. Esattamente, ce la farà. È la migliore disposizione per questi interpreti, direttore? Dico la mia? Certo. Che può essere non condivisibile. Cioè, con una difesa 3, Vitale, vedo che sbilancia un pochino la catena di sinistra. Cioè, vedo un po' aperto. Cioè, Bernardini, se Bernardini poi gioca sul centro-sinistra, sappiamo tutti piace, che a me non piace sul centro-sinistra Bernardino. A posto ho detto. Secondo me Vitale è bravissimo dalla metà campo in avanti. Se deve poi, sì. Cioè, non è il giocatore che ha in mano, ha nelle gambe i 90 metri, no? Sì. Cioè, per offendere, per cui a me piace Vitale, però piace dalla metà campo in avanti. Questa squadra messa com'è, Buselato e Della Rocca dovranno farsi il cosiddetto mazzo, scusate l'espressione, e a me Improta piace. A me questo, secondo me, è il ruolo di Improta. Poi magari anche lui è più portato ad offendere che a difendere, però questi sono, cioè, se la scelta è quella di giocare di nuovo con la difesa 3, questi sono, e in ogni caso in una difesa 4 alla Salernitana attuale, secondo me, manca sempre un esterno difensivo di sinistra. Sono d'accordo. Dovremmo avere in collegamento telefonico Armando Napoletano del Secolo XIX di La Spezia. Armando, abbiamo letto la probabile formazione della Salernitana. Novità, so, in casa bianconera, in casa ligure, perché Di Carlo sembra che abbia intenzione di tornare al passato. Ha abiurato l'ipotesi del 3-5-2, dicci tutto. Sì, ha mirato l'ipotesi del 3-5-2, ma le difficili condizioni di molta parte della squadra, ultimamente in queste ultime ore anche dei difensori Ceccheroni e Datkovic, lo porta praticamente a giocare a gioco forza 4-3-3. La formazione sarà un 11 abbastanza standard, già visto peraltro, con Cicisola tra i pali, De Col, Valentini terzi e migliore sulla linea difensiva. A centrocampo ci sarà l'unica vera variabile, perché torna il Rust dopo 70 giorni dall'infortunio, Maggiore, classe 98, non viene messo in panchina, ma anzi viene rilanciato da mezzala, il suo ruolo naturale. Dall'altra parte gioca De Jola con la valigia in mano, dopo la partita probabilmente finirà per tornare al Cagliari. In avanti Mastino sostituisce Piccolo e la coppia Granoce Baez completa. È un 4-3-3, ma è in realtà un 4-3-1-2, visto che Mastino, quando è stato schierato in questa maniera, in realtà gioca tra le linee, quindi sarà di supporto all'attacco uruguagio formato da Pablo Granoce e di Jaime Baez. Va detto che Baez si gioca parecchio, perché ci sono voci di un possibile ritorno alla Fiorentina dopo la partita con Latina. Ora si sta valutando in casa Spezia in queste ore che cosa fare. A conti fatti mancano Barbato, Nenè, Occhereche, Piccolo, Signorelli, Sceudone e più lo squalificato Pulzetti, vale a dire praticamente una squadra. Chiarissimo Armando, esaustivo come sempre. Una sola domanda, a parte al netto della difesa, che credo sia stata la stessa con cui lo Spezia ha affrontato la Salernitana nella gara d'esordio, che era anche l'open day del campionato cadetto, la domanda che ti faccio è, visto che il trequartista, insomma, ci sarebbe l'ipotesi del trequartista, quanto Di Carlo sta pensando, conosce, teme o eventualmente non gli riguarda o non si sofferma più di tanto sullo schieramento della Salernitana, che dovrebbe cambiare atteggiamento tattico 3-4-1-2? Ma dunque, spesso Di Carlo non è giocato,
non tende a giocare a speculare alla formazione avversaria, diciamo che fa qualche calcolo proprio. Va detto onestamente che questa è una formazione molto indotta, perché nella realtà lui è praticamente dai primi giorni del rientro dei giocatori per preparare la partita di Napoli ha sempre provato la difesa 3. Io credo che Di Carlo voglia fare una trasferta per uscire indenne, aspettare almeno i due rinforzi del mercato che potrebbero arrivare e giocarsi la partita con Latina in casa già con forse un rinforzo e poi aspettare quello che avviene il 31 gennaio. Diciamo che vuole uscire indenne da queste due partite, anche perché sono troppe oggettivamente le assenze, specialmente in avanti. Lo Spezia ha bisogno dei gol di Nenè, e che mancano da troppo tempo da un infortunio muscolare al solo, il muscolo del polpaccio, che lo hanno tenuto veramente distante. Quindi io credo che lui stia semplicemente facendo i conti sui suoi di uomini contati che sulla Salernitana, anche se qualche giorno fa ha detto che ritiene la Salernitana una formazione che sicuramente non viene rispecchiata dai punti che ha in classifica, ma la riteneva già ad inizio campionato una delle più pericolose, un outsider anche per i playoff. Sei stato come sempre preciso e puntuale, Armando. L'unica cosa, ci avevi detto 150 tifosi, ti do il dato della prevendita sia sponda granata sia sponda ospite: 1656 a questo pomeriggio i biglietti venduti per quanto riguarda il match di domenica, con appena 13 del settore ospiti. Aggiungici 5500 abbonati, insomma, prevendita leggermente sottotono, ma soprattutto sottotono rispetto ai 150 che ci avevi previsto. Ci sarà un boom domani? Io credo che diciamo l'ultimo giorno sia quello di solito che muove di più, anche se oggettivamente i numeri che state proponendo sono abbastanza chiari. Non credo che domani ci sia una vendita di oltre 100 biglietti da Spezia in prevendita. Si alleggiava di un numero maggiore, e se ne era parlato anche in qualche riunione organizzata nel gruppo operativo di sicurezza che già prepara la partita con il Latina. Evidentemente il freddo pungente che sta colpendo anche la Spezia deve aver sconsigliato qualcuno al viaggio. Grazie ad Armando Napoletano del Secolo XIX, grazie e a risentirci. Direttore, siamo in conclusione, prima però insomma abbiamo il rush finale. Corrado ci scrive: buonasera, parliamo di calcio giocato, il vero problema della Salernitana è l'allenatore, si vocifera di un nuovo modulo con interpreti non adatti, vedi Ronaldo trequartista, questo allenatore crea solo confusione, il punto debole della Salernitana è il centrocampo, dove si dovrebbe intervenire in modo deciso e non con operazioni di facciata. Prima che rispondi tu, direttore, devo dire che Ronaldo è vero che è stato provato trequartista, perché Rosina in questi giorni si è allenato a scartamento ridotto, non hai un'alternativa a Rosina, Ronaldo è quello che nelle corde ha qualche numero insomma di qualità sul piede destro. Direttore, non so se sul scetticismo per l'allenatore, giovane, troppo giovane per la B. Io in passato, cioè se uno va a guardare, ma non deve essere una cosa perentoria, la Salernitana l'ultima partita prima della sosta ha giocato con il Perugia e ha vinto soffrendo. Il Perugia aveva fuori 6 o 7 giocatori. 11. Bene, quindi auguriamoci, cioè nel secondo tempo per esempio, soprattutto nella seconda metà del secondo tempo, il Perugia ha preso in mano il pallino, che se Rolando Bianchi ha un po' pizzico di fortuna in più... è il Bianchi di un tempo. quindi bisogna verificare se Bollini è in grado di dare, io ho fatto anche un pezzo che è stato pubblicato, se Bollini è in grado di dare la svolta a questa squadra. Molto dipende... Secondo te sì o no? Oggi, perché c'è un'altra domanda e siamo in conclusione. Perché ho timore che, ecco, anche questo fatto, cioè a me, io sono un presuntuoso, Vitale messo in quella posizione non convince, ma non perché non convince Vitale, perché non convincono le sue caratteristiche tecniche, quindi mi auguro di essere smentito per quanto sono affezionato a questa piazza, però vediamo, verifichiamo. E ti stanno dando ragione in tanti, proprio in tempo reale, da Corrado e Ivano: se la formazione è quella che avete proposto rischiamo di perderlo, Spezia è una squadra compatta che gioca a memoria, sarebbe meglio scrivere una formazione più equilibrata. Poi la domanda per te te la do dopo. Ivano: buonasera, riguardando la formazione che scenderà in campo
campo. Domenica la difesa basta spostare Tui a sinistra e Bernardini centrale nella difesa a 3 e poi a destra far giocare Bittante, così siamo più equilibrati. Sono un po' spaventati dallo squilibrio a cui facevi riferimento tu anche, credo, sulla corsia di sinistra. Giovanni ci scrive in tempo reale: Minale è già arrivato e al Mediterraneo, l'avevamo detto Giovanni, grazie del tempismo. Poi per Galigani una domanda da particolare: è così difficile scegliere un bravo allenatore? Prima che mi rispondi però la domanda la faccio anch'io. Dopo che mi dici è difficile scegliere un bravo allenatore, è difficile scegliere un buon ristorante a Salerno? No, perché ce ne sono tanti, ma dove passi la serata stasera? Io vengo a Salerno, sono innamorato della città innanzitutto, mi piace da morire. Vado sempre da un, ormai è diventato un carissimo amico, vado sul lungomare da Ciro Polese, dove mi trovo benissimo e dove si mangia benissimo. Quindi abbiamo fatto sempre anche lo spot per... No, non è uno spot, ho seguito un pochino, però veramente mi trovo, quando mi siedo e sono tra amici, mi trovo veramente bene. L'allenatore invece, parliamo di calcio? L'allenatore è come il pallone. C'era una bellissima canzone di Renato Carosone che diceva: il matrimonio è come un melone, può uscire bianco e può uscire anche rosso. E io l'ho trasferita un pochino negli allenatori. L'allenatore è come il melone, può uscire bianco. Porto un esempio che sta a quattro passi da Salerno: la Juve Stabia in Lega Pro, sì, che è un'ottima squadra, che è un ottimo allenatore, che ha un ottimo direttore. Sembra che ci sia un pochino di attrito a livello di staff. Sta soffrendo il direttore, sì, no? All'inizio di stagione è la prima stagione vera che Gaetano Fontana fa da allenatore dopo i fattacci, dopo di, Nocera, fattacci di Nocera, e quindi è la prima con una rosa veramente importante. Per ottenere risultati ci vuole la piena, la famosa amalgama, sì, no, il pieno accordo fra direttore e allenatore. Cioè il confronto tra allenatore e direttore, o fra direttore e allenatore, è sempre fatto in maniera costruttiva. Non c'è mai, l'allenatore manda sempre in campo, vediamo se sono propositivo, l'allenatore manda sempre in campo gli 11 che lui ritiene migliori, non manda in campo quello perché gli è simpatico o non manda l'altro perché gli è antipatico. È così il direttore, se il direttore... Siamo in conclusione, direttore, l'ultima però te la rubo, il consiglio per gli... dobbiamo mandare la non la pubblicità, però ho bisogno del tuo consiglio per gli acquisti. Un nome che suggeriresti al tuo amico Angelo Fabian? Blanchard, difensore centrale, punti tutto sul difensore centrale. Sì, perché è una squadra che ha preso sempre troppi gol e troppi gol balordi. E occhio, perché Blanchard tra l'altro è anche mancino, che è quello che manca alla Salernità, e ha nelle corde anche quei 3-4 gol al campionato, però so che c'è l'Empoli anche su Blanchard. Chissà, fino agli ultimi giorni avremo modo di... Cioè, per chi vuole fare calcio vero, io tra Empoli, che è in Serie A, e la Salernità in Serie B, io vengo a Salerno. Tu giocatore? Io giocatore sì, cioè il calcio è fatto di spettacolo, di pubblico, la di coreografia, emozioni. Di emozioni, cioè io parlo sempre di questa curva, io sono innamorato, io ho perso due volte malamente a Salerno, una volta col Taranto. Però una volta allo Iacovone ce l'hai suonato di santa ragione, e hai costretto l'allora presidente Murolo tra primo e secondo tempo, e sono testimone oculare, a esonerare Agostinelli con 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, era la Salernitana di Napoli, certo, sulla seconda in classifica, perché prendemmo 2 o 3 sberle soltanto nel primo tempo. 4-0 vincevamo. Già nel primo tempo, me l'ero dimenticato, ero frastornato, e tra l'altro quest'altra vecchia volpe di Vittorio Galigani fece un colpo da maestro, a noi ci rifirò a Cammarata e lui si prese Plasmati. Bene, onore al merito a Vittorio Galigani, complimenti. Acqua passata, anche perché ci sorridiamo, perché poi il campionato l'abbiamo vinto. Certo, e noi abbiamo perso quell'anno la Serie B negli spareggi ad Ancona, malamente. Grazie ancora Vittorio Galigani, grazie della disponibilità, l'ho voluto fortemente stasera, lo ringrazio per la sua disponibilità, perché la possiamo svelare, l'anno nuovo c'è una sorta di scaramanzia, quando Galigani viene di venerdì a Salerno e la Salernitana gioca in casa, la Salernitana vince. Speriamo bene. Speriamo bene. L'appuntamento con Zona Mista News martedì prossimo, puntuale alle 20:30 su TV Oggi Salerno. Solito, classico, tradizionale. Ciao.
in collaborazione con... Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.